L'università incontra il teatro, potremmo dire, e finalmente un siciliano parla di teatro nelle università siciliane. Dopo un peregrinare in diversi atenei di tutta Italia e non solo, torna a Catania, a Palermo anzi prima e poi dopo a Catania, proprio per parlare ai ragazzi di teatro, di cultura, dell'importanza di fare anche questo mestiere. Beh, devo dire che la cosa mi emoziona tantissimo, perché dopo quasi 30 anni di andare in giro per le università di tutto il mondo a parlare del nostro teatro, dei nostri autori, dei nostri maggiori artisti, si chiude un cerchio. E se prima rispondevo alla domanda, ma perché lei mai nella sua terra fa una lezione all'università, dicevo: eh beh, lo sapete, nemo profeta in patria. Adesso da giorno 16 e da giorno 12 a Palermo dovrò dire nemo profeta in patria almeno per 30 anni. E quindi devo dire con grande gioia ringrazio il rettore dell'università, il magnifico rettore Recca, poi il preside della Facoltà di Scienza della Comunicazione, preside vecchio, il professore Vittorio, il professore Gioviale, che hanno curato questa iniziativa, per cui, come alcuni mi dicono adesso prendendomi in giro, ma da domani dobbiamo chiamarti professore? No, gli attori quando hanno raggiunto una certa età, come la mia, si chiamano sempre ed esclusivamente maestro.